Ok. Posso iniziare? Quando vuoi. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in una nuova video assurdissima recensione. La vendetta prima. Recensione sul canale di Matti Vape. Siamo tornati in una nuova recensione insieme a Wilcani Ray, Matti Vape nel suo studio. Perché? Perché la nostra recensione di Iron Vapor è piaciuta talmente tanto a Massimiliano Guerrasio. Ciao Massimiliano. Che ci ha mandato altri tre liquidi da recensire, come abbiamo fatto l'altra volta. Scaraga. Sgara Gang. Quindi io direi di non perderci in bazzeccole e iniziare. Ok ragazzi, mi è arrivata la scalda onda Iron Vapor. Ma perché? Cioè, vabbè, basta. Max mi ha mandato questa super fighissima scatola. Tanta roba. Che all'interno è una scatola con del contenuto wow. Don't touch my fucking scatola. È una scatola che ha messo come idea per quest'estate. Per acquistare la scatola tipo questa qua, con tre liquidi all'interno, bene o male, potete andare su italianvapor.com e trovate la possibilità di acquistare. Allora, la scatola è così. Troverete all'interno gli aromi scomposti e la glicerina, ma io le ho già preparate, quindi ciao. Matti? Di qua. Ok. Ok. Max ci ha mandato il Kuro Obi Ice, perché suppongo ci sia anche una versione non ice. Vabbè, tutto quello che ha l'ice va benissimo. Il Tribal, e suppongo che ci sia una versione Tribal della violenza contro i bambini. Porca madonna. Vabbè, è il Bomber One. Io questo so già di cosa. Cos'è, un limone sopra? Cosa c'è? No, te lo dico, questo Star, è l'ultimo non che mi proviamo. Mi dici un cazzo, Stefa. Questo è l'ultimo che proviamo. No, mi sa che l'ultimo che proviamo è il Kurobi, perché è l'ice. Arigato. Allora, partiamo dal Tribal. Volevi! Ho fatto un po' di shakera shakera. Andiamo subito. Non ho idea di cosa sappiano. Non lo so minimamente. E quindi è veramente la prima volta che li sento. Dai, annusa tu. Io sento del mango. Mango per il cazzo. Sto pensando. Beh, basta, hai rotto i coglioni. No, non è mango. È frutto del drago. Io sento il mango, poi. Mango io lo sento, però. Vabbè, cioè. Vabbè, andiamo avanti. You wanna try? Yeah, let me try, shit. Skiki. Sarabu. Continuo a sentire del mango io. Mango e, non so, qualcos'altro che però è buono. C'è qualcosa di fresco comunque all'interno. Qualcosa di tropicale comunque. Sì, penso che comunque continui ad essere frutto del drago, secondo il mio modesto punto di vista. Adesso lo andiamo a provare su una Duckbot DNA 250 col Goon 1.5 buildato a cazzo di cane, perché non mi ricordo come l'ho buildato, ma è tanta one hour. No, tu non lo provi da sopra, sappilo. Tu lo no, provi io qui. Intanto svappo. Tanto qua ci sono tutti i pezzi da tagliare poi. Tipo questo. Che figura di merda. Vado a svapare. Allora, provalo e poi dico la mia. Io continuo a sentire il mango. Io no. Io ci sento della cannella a momenti dentro pure. No, io cannella no, però è un ottimo liquido. Cioè, comunque è molto molto valido. Non è che non mi piaccia, però è strano. È strano perché di solito i liquidi sono più, che entrano più direttamente. È un liquido un pochettino così che, non lo so. Non è che non mi piace, è che non mi convince. È buono, ma non mi convince. Però, zitto zitto. Comunque sia, è Sganewer. No, mi piace, però non capisco
dove sia il punto che sento la cannella. Non capisco perché sento la cannella, e come si sa, la cannella a me don't like it. It's time to bomberone o bomber one. Senti, non facciamola troppo lunga. Io già so di cosa sa questo qui, gli altri due no, ma di questo. Bene, lo assaggio già. Lo zio Kenny. No. Niente, lo zio Kenny lo prende in... Te lo dico e basta. Vai. Hai presente una cosa che si beve al bar? Un po' arancione. Momento indovinello. Che si fa con il prosecco? I belli. No. I rozzi. No. I peschini. Stai zitto. Ok. Ok. Che si fa con il prosecco? Che poi si può fare o con il Campari o con l'Aperol. Lo spritz. Esatto. Ho fatto l'alberghiero. Andiamo a provare sto spritz, eh. You gonna give me your fucking hand? Minchia. Minchia. Non è ancora un po'. Minchia. Ma allora, stiamo scherzando. Adesso il liquido è a temperatura ambiente. E normalmente lo spritz non lo bevi a temperatura ambiente. Però è fottutamente uguale. Sai cos'è che è soprattutto uguale dell'uguale? L'unione dell'Aperol con l'arancia. Cioè del fresco dell'ice. Sì. Sì, 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 c'è del ghiaccio comunque. È sempre cretino, però qua cosa la sa anche io. Ma stiamo scherzando o diciamo sul serio, ragazzi? Non male. Max, hai veramente vinto. Prezzo tutta la vita. Caracù! Ciao. Ciao. Ciao, ragazzi. Ciao. È uno spettacolo. Ciao. Calcola che adesso non lo sentiamo neanche al pieno, perché comunque il cotone è usato e non è, no, lo voglio. Non è pulito. Max, 7-8 pacchi per canirei, così me le porto in tournée. Quindi è tanta roba, cazzo. Ma proprio tanta. Voglio svapare spritz da ovunque, nel backstage, durante i live, voglio che ubriacare tutti con lo spritz. No, è buono, è veramente tanta roba. A parte che è fedelissimo. Molto. Ah. Basta. Meanwhile, uomo! Shake. Ma perché fai vedere i piedi, che poi sono feticisti e vogliono tutti i miei piedi in foto? Dai, che dobbiamo sbrigarci, che fra 20 minuti dobbiamo andare a pranzo. E io sono qui fermo, proprio. C'è della pesca? I don't know. No, è qua il frutto del drago. Quello di prima era mango, veramente. Il tribal era mango pur cazzo, però alla fine ci aveva l'accendo la zia. Ma a me il mango non piace. Ecco perché non mi convinceva il liquido di prima. Era un perché. Però a me i liquidi col mango non mi fanno impazzire. È interessante il Kurobi. È un sacco interessante. Andiamo a drippare a bestia. Sfappiamo. Mi vengono qualche cerchio ogni tanto. Porca troia, è buonissimo. Confermo, frutto del drago super freschissimo. Mi piace una cifra. Tanta roba, tanta roba. C'è da dire che Max... Tra i tre preferisco forse questa. Ma è perché è più particolare, più singolare. Io è la prima volta che provo un frutto del drago così e mi piace un tot. Però, devo dire la verità, che a livello di fedeltà il Bomber One vince di brutto. Ok, e il secondo? Lo spritz. Ok. Il primo non mi fa impazzire, ma per via del mango, perché suppongo che sia del mango, ma comunque chiederò a Max per sicurezza. E basta. Io direi che siamo arrivati al dunque. Io non voto so... Voto generale 9. Sì. No, io darò anche un 9,5 allo spritz in realtà, perché secondo me... Sì, no, lo spritz per me è da 10, che... perché è proprio preciso. Però devo valutare anche... il fatto che sono molto amalgamati bene, che non ci sono aromi che spiccano su altri, soprattutto il fatto che sono fedeli a ciò che riteniamo di sapere. Quindi io sapevo del Bomber One che era lo spritz, ma si vede anche dal disegno, e quindi quella è la prova di fedeltà maggiore. Tanta roba. Gli altri due, il primo, il Tribal, non mi fa impazzire per via del mango, ma il Kurobi è tanta roba perché è veramente molto molto buono. Mentre devo dire che la linea generale di tutto il discorso è valutabile con 9,5 pieno, sia per unione dei gusti, sia per il risultato finale, ma soprattutto per il grado di costruzione del liquido, è molto molto in linea. Sono amalgamati da Dio a livello di gusti. Cosa stai facendo?
se n'è andato ma è ancora qua. Rifalla. Quindi il discorso è tendenzialmente: cosa stai facendo? Wow, go board. Ciao. È morto, abbiamo un in meno al mondo. Ragazzi, se il video vi dovesse essere piaciuto, vi invito a mettere mi piace, iscrivervi al canale, condividere il video. Spolliciare! È vivo. Condividere il video, iscrivervi ai suoi canali che sono Kenny Ray Music right here. Marley Senko right here. Non ce li metterò mai, sappilo. Comunque sia Kenny Ray Music, perché mi dimentico più che altro. Kenny Ray Music e Mami Seco. Yeah. Poi ci trovate su Instagram, Kenny Ray Music, Maddy Vape. Iscrivetevi ai nostri Instagram perché qualcosa sta cambiando. E detto schiacciate ciò, sulla campanella se non vi arrivano le notifiche. Esatto. Detto ciò, abbiamo detto tutto. Detto tutto, ce ne possiamo andare a fanculo. Ciao!